Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di The Warhammer Red. Eccoci qui, ritornati con Distraint. Come avevo già detto negli episodi precedenti, di altri gameplay ovviamente, mi sono assentato per un po' perché comunque dovevo cambiare la scheda video e lo schermo per fare gameplay di qualità maggiore a differenza di quelli vecchi. Quindi ragazzi, siamo ritornati finalmente con questo fantastico gioco, o almeno così sembra. Vediamo cosa andiamo incontro questa volta. Cioè, dobbiamo andare a salvare quel cagnolino che non sappiamo dove sia. Ovviamente. Allora, vediamo di ritornare nella casa. Se non mi sbaglio dobbiamo trovare il suo cagnolino. Dove l'hai vista l'ultima volta? In camera da letto, dorme nella mia stessa stanza. Ok, quindi teoricamente dorme con lui questo cane. Andiamo a vedere. Ok, questo letto per cani puzza di pipì e sapone. Potrebbe essere importante. Chiederò a Mr. Taylor al riguardo. Senti, teoricamente parliamone con lui di questa, diciamo, questa cosa. Vediamo cosa ha da dirci. Ho notato che il letto del cane ha un odore strano. Sì, abbiamo avuto un piccolo incidente con una puzzola ieri. Oh, la puzza. Comunque ci ho messo un'ora a togliere la puzza di dosso. Un sacco di shampoo e un sacco d'acqua. Questo spiega l'odore. Sono sicuro che questo aiuti. Vado a cercare. Diciamo che probabilmente in questa stanza non dovrebbero esserci altri indizi. Quindi teoricamente non dovrebbe esserci più niente. Cucibebba, sembra che piacciono questi giochi. Vabbè, questa fin qui già avevamo visto. Abbiamo visto anche la, diciamo, la cuccia del cane. È bloccata. Questa è una porta bloccata. Niente di interessante. Penso che dobbiamo andare in quest'altra stanza probabilmente. Cibo per cane e una ciotola per l'acqua. Niente di interessante qui. Diciamo che credo che qui ha lavato il suo cane, puzza ancora. Ok, fammi pensare. Se il letto del cane puzza già così tanto, mi chiedo come sarà l'odore del cane. Credo che seguirà il profumo. Ok, dovremmo seguire. Inizia a farsi molto interessante questo gioco. Dove poteva mai portare, secondo voi? Ah, c'è un buco in questa porta. Il cane deve essere passato da qui. La porta è chiusa con una convenzione. Non posso giurare. Ah, che dobbiamo andare per forza da lui, ovviamente, adesso. Non le... diciamo... andiamo a vedere questa convenzione. C'è una porta chiusa nel corridoio. Dove porta? Perché? Invece c'è un buco nella porta. Credo che il cane sia passato lì. Avrebbe senso. C'è una vecchia cantina dietro quella porta, ma non la uso da anni. Potrei dare un'occhiata, ma mi serve la combinazione per aprirlo. Sì, com'era? È lunga, sai? Temo di averla dimenticata la combinazione. Ma non sono uno stupido, ne ho una di riserva. È fantastica, dove posso trovarlo? Vedi, adoro i puzzle di tutti i tipi. Credo che la combinazione sia uno in uno di quei puzzle. Se non ricordo male, la parola di cui hai bisogno è tri. Sì, è quella. Ok, darò un'occhiata. E ragazzo, grazie per esserti preso la briga. Non si preoccupi. Allora, è tri, però direi prima andiamo a salvare. Sai come, non vorrei rifare questa parte perché muoio. O almeno spero che non si muoia. Però vabbè, non si sa mai nella vita. Diciamo che sono un po' ansioso in questa scena. Quindi la combinazione è tri. Sto mangiando delle caramelle molto buone. Aspetta, non mi ricordavo che la casa fosse così. E dov'era? Eccoci, beh, nella sua stanza. Sì, se non mi sbaglio. Ah, questo deve essere il gioco di cui parlava. Quindi, tri. Scusami, come faccio a sapere? Cioè, è un dominello, insomma. Allora, con calma nella vita. Possiamo arrivarci. Eccolo, l'ho trovata. Quindi sarebbe 5, 6, 7, 8. Molto semplice.
È stato abbastanza facile, mi aspettavo più difficile. Allora, dovrebbe essere 5, 6, 7, 9. Come non va bene? Ah, 5, 6, 7, 8, scusatemi. Sono un idiota. Fatto. Che qui ci aspetterà l'inferno. Ecco, infatti è uscito il salvataggio, ovviamente. Non poteva mai essere. Aspetta, dobbiamo seguire la scia di cacca. Non possiamo andare, dobbiamo andare di qua. È una lavatrice, non funziona, non c'è elettricità. Vado, che casino. Ah, ok. Quindi possiamo uscire direttamente da qui poi. Martello, sega, chiave inglese, chiodi. Cos'è quello? Senza dubbio questa tanica di benzina può tornarmi utile. Hai trovato una tanica di benzina? Che cazzo? C'è un buco nel muro, nel pavimento. Il cane sarà passato qui, non ci sono dubbi. Cioè, questo cane è minchia. Boh, è andato a spendersi nel mondo. Vado, questa canzone di sottofondo. Di sottofondo è molto. Mette molta ansia. Qui c'è un ruscello. Che cazzo? Sangue. Come si cambiavano gli oggetti? Ah no, ma perché mi dimentico tasti? Merda. Spero che non sia suo questo sangue. Lo spero anche io. Cavolo, sta succedendo. Qui, bella. Non me la sento di avvicinarmi troppo. Nemmeno io, sai com'è. Che dobbiamo fare? Forse servirà il tannico di benzina? Hanno usato questa dolcissima benzina, no? Devo guadagnarmi la sua fiducia in qualche modo. E come mi guadagno la sua fiducia? Sai com'è? Questa scena è abbastanza ansiosa. E come faccio a farmi dare la sua fiducia? Credo che dobbiamo tornare indietro, non so. Andiamo dal signore lì, può essere, può dirci qualche indizio probabilmente, perché sinceramente non riesco a capire adesso. Ora salviamo di nuovo. E torniamo da lui, insomma. Vediamo cosa riusciamo a fare. Che mi dimentico come si torna indietro. Dovrebbe essere di là. Sì, perché questa è la sua stanza, sì. Madonna, che confusione la casa di questo tizio. Ho trovato della benzina nella cantina. Puoi usarla per accendere il compressore? Ok. Oh, grazie per il consiglio. Compressore. Dove lo trovo il compressore, scusa? No, non sono un piromano. Giustamente. E dove cavolo sta il compressore, scusami? Aspetta, qui si esce dietro. Qui vabbè, si entra in questa porta. Dove, scusa, dove sta il compressore? Mi sembra di averlo notato. Forse sì, e non me ne sono accorto. Ah, ecco, questo è il compressore. Ok, ha funzionato. Ah, ok, ho acceso la corrente, insomma. È già acceso.
Vediamo. Cosa sta succedendo? Che cazzo sta succedendo? Che cazzo? È un guanto. Quindi questo potrebbe attirare il cane, insomma. Solo che è molto spaventoso questa scena. Direi di andare a salvare di nuovo, ragazzi, perché comunque non vorrei ripetere la stessa scena altre volte. Andiamo dal signore, andiamo a vedere cosa ne pensa di questo guanto, insomma. Salviamo i progressi. Madonna, questo che vedi, per questo io un gatto e non un cane? Sono pericolosi i cani. Ho trovato un vecchio guanto. Sì, il mio cane adora masticarlo. Buono a sapersi. Quindi teoricamente servirà. Beh, l'avevo anche pensato come cosa, insomma. Sarebbe stata molto sensata. Quindi dobbiamo andare nel buco, insomma. Okay. Andiamo a prendere il cane. Diciamo che questo gioco veramente, nonostante tutto, veramente ti colpisce. Cioè, ti riesce a mettere ansia, ha una storia, diciamo che non sembra sensata, ma invece è una storia che ha molto senso, insomma. Pibella, guarda questo quando ecco fatto, vieni qui. Chi è una brava bimba? Uff, uff, il tuo guardano è preoccupato perché dovresti tornare a casa. Brava cazzo, bene, torniamo alla baita. Sai come mangiare quel volpino non è che sia abbastanza normale. Non mi fa avvicinare, giustamente. Cioè, capisco che è un cane da caccia. Perché di nuovo questo elefante, per favore? Come ritorno indietro? E ora che faccio? Sia sangue di volpe. Giustamente. Che cavolo sta succedendo? Grazie ragazzi, ho filmato dove puoi trovarli dentro. Me ne vado immediatamente, sarà più facile così. Arrivederci signore. Ok, meglio se vado a prendere documenti. Sai com'è? Non dovresti dire ok, andiamo a prendere documenti. Dovresti dire che cavolo sta succedendo a casa che era a sinistra, mamma. A destra. Eccoli ritornati due, i tre vecchietti. Figliolo, che gioia vederti. Che gioia vederti. Che gioia vederti. Mr. C. Dade Bruton e Moore. Un altro lavoro fatto bene. Fatto bene, fatto bene. Quanto sono antipatici però. No, cavolo, ho saltato la strada, non ho letto. Fagli il favore di cercare quel pidocchioso cane bastardo. Sembra veramente nonsense, nonsense, nonsense. Avresti dovuto solamente prendere a calci quel culo inutile. Culo inutile, culo inutile. La prossima volta devi essere severo. Severo, severo. Ho capito. Non capisci? Non avrai mica farci pentire di averlo scelto te. No, signori. Questo è lo spirito. Grazie per questa opportunità, signori. Questo mi ricorda qualcosa di enorme importanza, importanza, importanza. Sarebbe... Non ti abbiamo ancora visto ballare, figliolo. Wow. Adesso balla, figliolo. Sì, signori. Sì, questo è il nostro ragazzo. Sì, ora più veloce. Ok, stiamo ballando ancora più veloci. Diciamo che ritrovarci con loro. Minchia, ti confonde a botte questo gioco. Cosa cazzo sta succedendo? Ma non credo che debba uscire dalla luce, spero. Andiamo verso destra. Cavolo, ho fatto un po' cagare sotto.
Dobbiamo continuare così, quindi. La lavatrice. Ora cosa uscirà? Ok, una persona anziana morta, lo scheletro sulla sedia. Madonna, questi suoni spaventosi. Cosa sta mai succedendo nella mia testa? Credo che dobbiamo raggiungere la vecchietta che piange. Non so cosa sta succedendo, comunque è abbastanza spaventoso come cosa. Credo che dobbiamo tornare indietro, credo. Stanno succedendo cose troppo strane. Ok, non posso tornare indietro. Cosa significa questo? Sono caduta e non riesco ad alzarmi. Sì? Parla Mr. Price? Sì. Il mio nome è Stewards. Mi spiace disturbarla a quest'ora. Di che cosa si tratta? Di Mrs. Godwin. So che lei non è suo parente, ma temo che non ne abbia nessuno. Mi ha chiesto di chiamarla. Vedo che ha avuto un ictus ieri. Oh, come sta? Beh, considerata la gravità dell'ictus, sta bene. Ma è davvero giù di morale. E quando la mente cede, il corpo lo segue. Mi dispiace, già. Mi scusi, non so cosa dire, capisco, ma ha chiesto specificamente di lei, Mr. Price. Può considerare di venire a farle visita nella nostra struttura? Sono sicuro che significherebbe molto per lei. C'ero, sarò felice di venire. Grazie, Mr. Price. Le porterò il suo messaggio, sono sicuro che ne sarà felice. Grazie, Mr. Stewards. Beh ragazzi, che dire, sono rimasto senza parole per questa, quello che è successo in questo episodio, sinceramente. Eh? Che incubo. Oh merda, mi chiedo come stia Mr. Godwin. Forse dovrei farle visita. Questo lo penso anche io. Bene ragazzi, credo sia il momento di fermarci. So che l'episodio è venuto questo qui molto più lungo degli altri. Anche come avete visto, la storia si è fatta molto più intensa. Abbiamo avuto diversi scenari che sinceramente mi hanno colpito veramente tanto. Quindi direi comunque di salvare per adesso e ci fermiamo qui e ci vediamo al prossimo episodio. Voglio solo dire semplicemente, la storia si è fatta molto più chiara adesso e ci stiamo rendendo conto come sta andando, insomma, questa serie, cioè più che altro questo gioco. Diciamo che fa vedere la parte del suo lavoro e tutto, e poi fa vedere queste scene che comunque sembrano tipo sogni, incubi, non è chiara ancora come cosa. Comunque il gioco in sé manda un po' di confusione, però è abbastanza intuitivo il fatto che comunque fa vedere una parte del suo lavoro che fa, e alcune parti diventa le scene comunque da incubo. Non si sa se si può definire così. Comunque noi vediamo che si sveglia dal letto e fa vedere che dice che incubo o altro. Quindi deduco che comunque per metà la storia è quella vera e per metà poi si perde nell'incubo che probabilmente starà facendo dopo che ha, diciamo, tolto le case a queste persone, insomma. Bene ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Spero che anche questa qui vi è piaciuta. A me sinceramente ha colpito tantissimo, mi ha trasmesso veramente angoscia, ansia e
un po' di tristezza per questa cosa, per comunque la signora. Comunque dobbiamo andare a fare le visite e vedremo cosa succede nel prossimo episodio. Spero che vi sia piaciuto, ragazzi. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!